Puoi leggerla? Signor sì. Oh sì, ora lo posso tradurre. Niflheim, terra di bruma e fortuna. Oltre a un numero infinito di trappole. No. Ehi, aspettami! Mimir, dici, cosa c'entravano Magni e Modi con Rungnir? Oh sì, ciò che accadde dopo che Rungnir cadde morto su Thor fu che nessuno riusciva a togliergli di dosso quel corpo di pietra. Ormai Thor era allo stremo, era rintronato e respirava a fatica, ma nessuno degli uomini di Odino era abbastanza forte. In quel momento arrivarono i piccoli Magni e Modi e mentre nessuno tranne me stava guardando, spostarono il corpo di Rungnir e liberarono il padre. Il biondo e Aitante Magni si prese tutto il merito, cosa per la quale Modi continuò a covare rancore per sempre. Ma questo lo sapete già. Un altro nome. Ilder. Le rune arcane ci stanno suggerendo di cercare le valchirie imprigionate a Muspelheim e a Niflheim.
quel drago era di Baldur, vero? Sì. E tu l'hai ucciso per salvarmi. Sei stato molto eroico. Un altro nome. Gunnar. Mimir, perché lavoravi per Odino se era così cattivo? Questo è il mio lavoro. E se vuoi fare carriera come consigliere reale, devi accettare anche i pazzi più meschini. I posti disponibili sono pochi. Anche il mio primo signore era crudele, ma da lui ho imparato che l'ironia e l'arguzia sono armi potenti, utilissime con sovrani e dei. Iniziai alla tua età, come messaggero del re delle fate e all'occorrenza giullare. La sera con gli amici scorrazzavo per la foresta. Ci chiamavano buon temponi e lo eravamo sul serio. Organizzavamo scherzi e dispetti, ci prendevamo gioco dei mortali. E dato che il nostro signore si divertiva, non venivamo mai puniti. Ah, poi un giorno smise di divertirsi e decisi di andarmene. Grazie al cielo, gli anni e i viaggi che mi hanno condotto fin qui mi hanno trasformato da girovago spensierato in modello di virtù. Un altro nome. Olrun. Sono tutti quelli che vedo. Come possiamo accendere dei bracieri su una torre che non c'è?